Alessio Gianberardini, presidente dell'Associazione per i diritti degli anziani dell'Aquila, l'ennesimo momento di socializzazione, ricostruire insieme. Oggi parlerete qui all'Agriturismo Olimpo di un argomento molto importante che è l'educazione alimentare e la salute alimentare. Perché voi vi ostinate a fare questi incontri fra anziani? È un momento particolare all'Aquila? Allora, noi molto importanti è socializzare, perché dopo il terremoto molti sono rimasti pure un po' scioccati, vanno per conto loro, e noi stiamo a cercare di ricreare il tessuto sociale tra anziani, giovani, proprio riformare una società che, proiettata nel futuro, sia come gli anziani che hanno bisogno dei giovani e i giovani che hanno bisogno dei consigli degli anziani. Questo è il nostro obiettivo. La cosa più importante è che l'anziano deve capire il giovane di oggi, perché il giovane di oggi è un altro giovane, non come noi quando eravamo nei nostri tempi. Quindi siamo noi che ci dobbiamo aggiornare a capire le loro esigenze, quindi avvicinarci più possibilmente con i nostri consigli, ma anche capire le loro esigenze, perché oggi, con la mancanza di posti, con tutti questi problemi, il giovane non sa cosa fare, si trova pure smarrito, anche perché ha bisogno sempre dell'aiuto del nonno, del genitore, perché lui non lavora. Noi come associazione cerchiamo di portarli nella nostra associazione per farli parlare fra di loro, per dargli quella opportunità di ricredere anche in se stesso, perché molti si sentono abbandonati, però bisogna aiutarci anche con noi stessi, perché non è che noi possiamo aspettare chi ci aiuta dal punto di vista di sostegno, di cose. Anche noi dobbiamo un po' stimolarci a far sì che tutto si ricompatta e che tutto rivenga come prima, con la speranza che anche chi è preposto più di noi a darci una mano anche per l'aiuto a chi ha bisogno. Ecco. Ringraziamo Alessio Gianberardini e passiamo la parola al vicepresidente dell'Associazione per i diritti degli anziani, Andrea Tarquini. Il suo superiore, Tarquini, ha esposto un problema all'Aquila molto sentito. Quanto manca, secondo lei, se manca, un sostegno delle istituzioni in questo senso? Cioè, quanto le istituzioni, secondo lei, si stanno occupando degli anziani terremotati dell'Aquila? Dovrei essere un po' polemico, ma non lo voglio essere, perché capisco anche le istituzioni che talvolta si sono trovate in difficoltà. Certo che non è che abbiamo avuto un sostegno notevole, abbiamo quasi dovuto fare tutto da soli, dalla progettazione, e abbiamo trovato, grazie a Dio, il Centro Servizi Volontariato che ci ha sostenuti, ai giovani che ci hanno aiutato a fare dei progetti sociali molto importanti, perché abbiamo fatto non solo questo progetto ma anche un altro che si chiama Raccontami l'Aquila, e lo abbiamo fatto con il Ministero delle Politiche Sociali, e quindi abbiamo dovuto fare un po' da soli. Abbiamo trovato il sostegno veramente importante da parte di molti ragazzi, molti giovani che sono stati sensibili alle nostre e alle loro esigenze, perché stiamo cercando di far capire, come diceva giustamente il Presidente, che noi abbiamo delle difficoltà, ma le più grosse difficoltà le ce l'hanno i giovani, e noi stiamo lavorando per loro, perché noi la nostra vita l'abbiamo fatta, ma questo terribile terremoto che ci ha colpiti sicuramente non è una cosa, insomma, di tutti i giorni, e questi ragazzi vanno aiutati in tutti i modi. Ecco, vogliamo intanto spiegare al pubblico di Abruzzo Web l'evento di oggi. Voi avrete un importante convegno a breve con la dottoressa Cozzi. Qual è il tema e per quale motivo avete deciso di trattare un tema molto delicato come l'alimentazione? Ma rientra in un progetto più ampio, che abbiamo già fatto un altro convegno che riguardava la salute col professor Vespasiani. Adesso invece parliamo di alimentazione e salute. Rientra proprio nell'attività di insegnamento delle problematiche di salute, ma anche relative proprio è un mezzo come un altro per stare insieme per ricostruire insieme, come dice il vostro slogan. Abbiamo fatto oltre questo, ma faremo anche altre cose, speriamo, proprio per stare insieme. Abbiamo forse smosso da quando noi ci siamo messi
in campo dopo il terremoto, voglio dire, potevamo anche stare noi ad attendere che qualcuno ci desse, come dico io, un bicchiere d'acqua. Invece ci siamo rimboccati le maniche e senza esitare abbiamo tentato di fare qualcosa anche noi, perché non era bello, secondo noi, tirarsi indietro. No, non dire così. Dottoressa Manuela Cozzi, esperta in sviluppo sostenibile. Oggi qui all'Aquila, qui all'Olimpo, all'Agriturismo Olimpo, si parla di sicurezza alimentare e salute. È un tema molto importante che tocca da vicino non soltanto i giovani o quelli che credono di sentirsi in forma e a posto con il proprio corpo, ma soprattutto gli anziani. Sì, sicuramente la sicurezza alimentare è un tema di grande attualità, soprattutto perché gli alimenti, la vicinanza fra la produzione delle materie prime che naturalmente rappresentano la nostra alimentazione e forse il mondo urbanizzato è sempre più distante e quindi è difficile avere la tracciabilità, non è più come una volta che si allevavano le galline per casa e tutto quanto, e di conseguenza ecco, l'informazione non è mai abbastanza. Questa è un'occasione importante anche per l'associazione ADA, perché giustamente l'anziano deve essere particolarmente attento all'alimentazione, allo stile di vita e quindi tutta una serie di componenti che sicuramente possono garantire una salute duratura. All'Aquila questo tema quanto è importante in una città terremotata che prima del terremoto comunque aveva un ambiente particolarmente buono, soprattutto rispetto a molte altre realtà italiane. L'ambiente aquilano, un ambiente di montagna, era molto sano. Oggi la situazione è decisamente cambiata. Quanto pesa questo tema oggi in questa città? Sicuramente il punto di forza che ancora oggi l'Aquila ha è la qualità dell'ambiente naturale, quindi grandi prodotti di eccellenza, dallo zafferano di Navelli ai legumi, cereali e quant'altro, e quindi ecco, sicuramente ancora ha importanti carte da giocare, soprattutto perché sta aumentando la sensibilità del consumatore, diventano sempre più all'ordine del giorno realtà come i gruppi di acquisto solidale, che proprio l'Aquila vanta uno dei più organizzati gruppi, e quindi ecco, forse è anche un modo molto intelligente per conoscere il proprio territorio, acquistare ancora prodotti sani e genuini e mantenere delle coltivazioni che rendono vivo proprio l'ambiente montano e che quindi è importante salvaguardare. Lei, dottoressa Cozzi, è anche la protagonista principale di una bella iniziativa Adotta una pecora. Ci dice quando le è venuta in mente questa idea e di che cosa si tratta? Bene, questa è stata una provocazione casuale, diciamo, partita ormai oltre 12 anni fa, e perché appunto volevamo denunciare come allevatori ovicaprini la perdita di un patrimonio che appunto ha visto nella provincia dell'Aquila il suo massimo splendore fino al 500-600. Adotta una pecora significa sostenere la pastorizia, l'agricoltura montana, sottoscrivere un contratto a norma del codice civile, in cambio del quale, oltre ai documenti di adozione, si ricevono ovviamente anche i prodotti della propria beniamina. Direttamente ad Aversa, dove lei vive ormai da parecchi anni. Sì, Anversa degli Abruzzi è ormai andata alla ribalta mondiale, perché si è avuto l'onore della cronaca da New York Times alle più importanti emittenti televisive mondiali, e quindi ecco, siamo molto orgogliosi di difendere la cultura pastorale che ha fatto grande la provincia dell'Aquila. Quindi lei è una abruzzese con accento toscano, possiamo dire oggi, si sente più abruzzese o più toscana? Assolutamente più abruzzese, nonostante questo difetto di pronuncia è difficile da nascondere. Grazie mille, dottoressa.